Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è un problema del quale i giornali ne parlano poco o completamente, se guardate sui giornaloni, non ce n'è traccia ed è una questione abbastanza seria. Si parla solo dei clandestini che arrivano via mare dalla Tunisia, dalla Libia e l'ONG e gli sbarchi fantasma, però c'è un problema di questo tipo che nessuno ne parla. E arrivano, questo è l'allarme dal nord-est del nostro paese, dove prosegue senza interruzione un flusso migratorio di clandestini proveniente dai Balcani. Attenzione, si parla di addirittura 40 al giorno, di media 40 al giorno. Significa 40 al giorno in un mese 1200, per 12 mesi vuol dire 14.400 in un anno e nessuno dice niente, tranne Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Questo flusso migratorio di clandestini arriva dai Balcani. Ecco, è in una situazione resa ancora più problematica da quella che è attualmente la crisi sanitaria prodotta dalla malattia che tutti conosciamo. Sostanzialmente Giorgia Meloni dice: ma perché l'Italia non restituisce alla Slovenia i clandestini come fa la Francia con noi a Ventimiglia, invocando le regole di Schengen e Dublino? E quando la Germania ci fa i voli charter e ci rimanda i clandestini? Perché l'Italia non lo fa? Bella domanda, eh? Giorgia Meloni lo commenta con un post su Facebook condividendo un servizio andato in onda sul TG5. Ma ascoltate, attraverso la cosiddetta, quella che viene chiamata la rotta balcanica, che poi viene chiamata anche con il soprannome Il Gioco, perché probabilmente è un gioco per, è una presa per i fondelli per l'Italia, per quello forse Il Gioco, dagli stessi stranieri che tentano in ogni modo di varcare i confini italiani. Arrivano clandestini da ogni parte, numerosi, tra di essi ad esempio sono gli afghani. La strada percorsa lo dice uno di loro intervistato da Fausto Biloslavo, è sempre la stessa: Bosnia, Slovacchia, Slovenia e poi Italia. 10 giorni di cammino per raggiungere il nostro paese dal confine bosniaco e numerosi i tentativi effettuati per eludere le forze dell'ordine che controllano le principali vie battute dai clandestini. 9 volte la polizia croata ci aveva respinto, dice l'intervistato, ma questa volta non abbiamo trovato nessuno, racconta sempre l'uomo ai microfoni di Fausto Biloslavo. Entrano in Italia soprattutto nella zona di Trieste. Quando arrivano viene misurata la temperatura, gli viene fornita una mascherina, cosa che gli italiani non hanno mai trovato, ma a loro viene data subito la mascherina. Poi si espletano dopo queste prime operazioni, gli stranieri sono caricati su un mezzo che li conduce verso un tendone montato dall'esercito al confine con la Slovenia, presso il valico Fernetti. Non abbiamo locali e mezzi idonei con le necessarie separazioni per appunto proteggere gli operatori anche sotto il profilo sanitario, dice Lorenzo Tamaro del Sindacato Autonomo di Polizia. Il timore è quello che con l'estate il flusso possa ulteriormente incrementare e mandare in tilt le strutture del nord-est. Quindi la Meloni, come dicevo io all'inizio di questo video, esordisce nel suo post in Facebook dicendo che non ci sono solo gli arrivi autonomi a Lampedusa con le ONG, ma c'è questa rotta balcanica dove ingressano di media 40 persone al giorno, cioè un pullman pieno di quelli di grosse dimensioni al giorno di clandestini che entrano in Italia senza documenti. E poi scrive la Meloni: un flusso incessante di immigrazione illegale che l'Italia non ferma in alcun modo. Perché l'Italia non restituisce alla Slovenia i clandestini come fa la Francia con noi a Ventimiglia, invocando le regole di Schengen e Dublino? Si domanda la presidente di Fratelli d'Italia.
Cos'è al PD o al Movimento 5 Stelle le norme europee non piacciono più quando consentono di difendere i confini dall'immigrazione illegale? Ovviamente io posso farvi questa considerazione. Il PD, la Bellanova, Renzi, Leu, felici, non hanno dormito la notte, il sogno di una vita, regolarizzare i clandestini in Italia. Volete veramente che si preoccupano o che vogliano fermare i clandestini che arrivano in Italia dalla rotta balcanica? Ma la mia domanda è questa. Ma questi politici di sinistra, ma odiano così il loro paese? Ma allora in Francia che cosa sono? In Francia, in Germania, in altri paesi d'Europa che ci rimandano i clandestini, che non vogliono clandestini, quando si parla di redistribuzione solo di richiedenti asilo e vengono a verificare con una delegazione e a prendere eventualmente, dopo storie e storie, solo una piccola percentuale di richiedenti asilo certificati. Loro ovviamente non si fidano della certificazione italiana, fanno delle interviste approfondite per capire se quella del richiedente asilo e quello status che gli dà l'Italia è una balla. E così, poi sono pochissimi quelli che vanno in questi paesi. E non mi sembra che in Francia siano dei nazisti come in Germania. Quindi perché i politici di sinistra non fanno quello che è giusto fare? Come dice Giorgia Meloni, perché non li rimandano in Slovenia, come dicono gli accordi internazionali in Europa? Perché? Perché è un governo di sinistra, un governo che favorisce l'immigrazione. Un governo che piange come la Bellanova, si è realizzato il sogno di una vita, realizzare i clandestini, ma la Bellanova ha pianto per gli italiani che stanno morendo di fame, che hanno perso il lavoro, disperati, c'è gente che si è suicidata, ma noi piangiamo, noi, loro, piangono per i clandestini, il sogno di una vita si è realizzato. Il governo ha anche paura a respingere i clandestini perché dice: Oddio, poi pensano che siamo dei fascisti a respingere i clandestini. Il clandestino è sacro. Il clandestino è sacro. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che questo governo finisca il più velocemente possibile perché arrivi un governo che dia ordine in Italia? Che sia come gli altri paesi europei, né più né meno come tutti gli altri, dove ci siano delle regole e delle leggi da rispettare per tutti. Naturalmente gli internauti sotto il posto della Meloni erano abbastanza arrabbiati, ovviamente non con la Meloni. C'era scritto, ora vogliono regolarizzarli, possibile che dobbiamo tenerceli tutti? È ora di farla finita, noi le mascherine dobbiamo acquistarle e guai se non le indossiamo, sono multe salate, ma aiutare i terremotati e le famiglie che non possono dare da mangiare ai figli e a tutti quelli che ne hanno bisogno. Sono veramente schifata da tutto, commenta un utente. Per me questo del governo è stato un vero omicidio, quello degli italiani, quelli che pagano le tasse e che non hanno ad oggi ricevuto alcun sussidio. Il tutto per il nome di che cosa? Salvare altri, altre persone, stranieri, ma in nome di che si decide di sacrificare i poveri italiani e salvare i poveri stranieri? Tutto questo è surreale e da film horror fa eco un'altra persona. Sì, è corretto. Questo governo sembra un film dell'orrore, no? Un film dell'orrore, ma dei più brutti, i film dell'orrore dei più brutti. Un governo che non ha fatto 5 decreti, 20 conferenze stampa, 450 consulenti, 15 task force. E quanti soldi vi sono arrivati con tutte quelle promesse? Conte con la sua voce, 750 miliardi. Ma cosa cavolo dici? Ma quali 750 miliardi? Quelle sono garanzie, non sono soldi veri. E quindi un governo che non ha fatto niente, ma piange per aver regolarizzato i clandestini. Mi vengono veramente i brividi. E non sono dei brividi positivi. Che vergogna infinita questo governo. Speriamo
che duri il meno possibile, che si possano limitare i danni che sta facendo questo governo. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.